Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo, carissimi, la terza domenica di Avvento e oggi qui in America specialmente celebriamo la festa della Madonna di Guadalupe. La Guadalupana, dopo aver celebrato l'Immacolata Concezione l'8 di dicembre e aver concluso alla grande l'anno dedicato a San Giuseppe, vogliamo oggi chiedere l'intercessione potente della Guadalupana, imperatrice delle Americhe, patrona del Messico, dell'America e del mondo. Come sappiamo, la Madonna è la protettrice, l'imperatrice che intercede per noi a livello mondiale presso Dio. Allora chiediamo la sua speciale intercessione insieme a quella di San Giuseppe. Offriamo la Santa Messa per Christian Ruggero, un giovane amico che purtroppo è tornato alla casa del padre ad un'età troppo giovane. E vogliamo aggiungere anche le nostre intenzioni, preghiamo per gli ammalati, per quelli che soffrono nel corpo, nello spirito, per i carcerati, tutti coloro che ci chiedono le loro preghiere, in particolar modo tramite i mass media. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Sifonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio, in mezzo a te, è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il Signore, che il suo nome è sublime. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, siete sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti.
La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non aggiustatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa terza domenica di Avvento viene definita anche come la domenica della gioia, e infatti realmente siamo pieni di gioia queste belle solennità, festività che stiamo celebrando insieme, in particolar modo, come dicevo oggi, la festa, la meravigliosa festa della meravigliosa Madonna di Guadalupe, che viene definita come la Madonna dell'Apocalisse, la donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, la corona di 12 stelle sopra il suo capo, ed era incinta. La prima volta che la Madonna appare incinta, soffriva le doglie del parto, la Madonna dell'Apocalisse. Può aver celebrato l'Immacolata Concezione, l'inizio del piano di redenzione, proprio all'inizio dell'anno liturgico, il dono gratuito di Dio, l'Ave Maria, la tutta pura, la tutta santa, l'inizio del piano di salvezza per tutti noi, concepita senza peccato originale, la nuova Eva, la nuova dimora per il Dio che sta per incarnarsi, per il Verbo
che si incarna nel seno verginale, puro di Maria, della mamma. Dio ha preparato l'arca della nuova alleanza, la nuova ed eterna alleanza che è la Chiesa, che è Maria. Ecco, vorrei soffermarmi insieme a voi su questa meravigliosa apparizione che la nostra mamma celeste ha fatto in Messico a questo poverello. Noi abbiamo il poverello di Assisi, qui abbiamo il poverello del Messico, San Diego, San Juan Diego. Ecco, questo poverello che viveva su questa collina, no? Aveva questo mantello, la tilma, e un giorno incontra la Madonna, gli appare la Madonna e gli rivela questo umile azteca, indigeno, indiano del luogo del Messico. Dice: vorrei che qui venga costruito un santuario, il santuario della Madonna di Guadalupe, che come sappiamo oggi è il santuario più visitato al mondo. Al secondo posto c'è il santuario di Padre Pio, il santuario di Lourdes, Fatima, anche Medjugorje, però quello di Guadalupe è il più visitato al mondo. E veramente questa immagine sacra, divina, non è cosa umana, come diceva Papa Francesco, è una cosa divina, non è fatta dall'uomo, anche perché la tilma di San Juan Diego veniva fatta con materiali umili, semplici, e poteva durare al massimo 15-20 anni. Però come vedremo, come sappiamo, da quasi 500 anni questa tilma è esposta nella chiesa del santuario della Guadalupana, intatta, viva, con la presenza della Madonna. Ecco, allora vediamo un po' questa storia meravigliosa, come è avvenuta questa storia meravigliosa tra San Juan Diego e la Madonna. Importante perché? Perché rappresenta l'incontro tra l'Europa, tra l'Occidente, tra la cristianità e l'America, e le Americhe, come l'Immacolata Concezione rappresenta l'inizio e Gesù è il compimento, così per le Americhe la Guadalupana rappresenta l'inizio della religiosità, della cristianità in America, a partire dal Messico. Ecco, la prima apparizione fu nel 1531, quando appunto la Madonna rivelò questo progetto divino a San Juan Diego per il Messico e per il mondo. Perché parliamo di incontro tra l'Europa, la Spagna in particolar modo? Perché all'inizio furono gli spagnoli che vollero colonizzare il Messico, li colonizzarono, e quindi appunto gli indigeni, gli aztechi. Ecco, questa Madonna di Guadalupe è veramente una via di mezzo tra il popolo azteca, il popolo messicano, il popolo indigeno e il popolo europeo. È una meticcia, e questa razza ancora non esisteva all'epoca, la razza meticcia non esisteva, proprio una via di mezzo, un incontro, appunto l'inizio della cristianità in America. E al tempo stesso, come sappiamo purtroppo, in Europa ci fu la riforma protestante. Tanti cristiani cattolici divennero protestanti, abbandonarono la fede vera cattolica per appunto iniziare una nuova setta. Purtroppo è una setta. E tante altre sette poi continuarono, a partire da Lutero, Calvino. Purtroppo ci sono state anche altre divisioni come l'anglicanesimo, eccetera, eccetera. Fino ad oggi ne abbiamo quante ne vogliamo. Testimoni di Geova, scientologi, e chi più ne ha più ne metta, i mormoni,
A volte basta avere un paio di milioni in banca e facciamo la nuova chiesa. Non è questa la vera chiesa cattolica che da Gesù a Pietro, agli apostoli, al Papa, ai successori del Papa e di Pietro e di Gesù fino alla fine del mondo esiste in mezzo a noi, continua con lo Spirito Santo. Ecco, analizziamo un po' meglio questa tilma, raccontiamo un po' meglio la storia perché è veramente interessante. Allora, quando San Juan Diego incontra la Madonna gli dice: vai dal vescovo, un vescovo francescano, e digli che voglio appunto che un santuario venga costruito qua. E San Juan Diego dice: ma io sono un povero pastore, contadino, come posso presentarmi al vescovo? Neanche so parlare. Allora la Madonna gli disse: vai sulla collina, raccogli un po' di rose, dove le rose neanche potevano nascere, neanche potevano germogliare. Ecco, raccogli un po' di rose, già questo è un miracolo. Metti queste rose nel tuo mantello, nella tilma, e poi vieni da me e quindi vai dal vescovo. Che quando San Juan Diego si prende dal vescovo e gli mostra le rose sul suo mantello, appare l'immagine miracolosa della Madonna sul mantello del poverello del Messico. E questa immagine impressa sul mantello, sulla tilma di San Juan Diego, tuttora, da quasi 500 anni, è viva, come dicevamo. Diciamo viva perché è divina, è impossibile fisicamente che si mantenga. Ecco, ancora oggi, attraverso questa immagine miracolosa, tanti vengono guariti, salvati, convertiti. Sapete che in 7 anni sono stati convertiti 8 milioni di messicani, di aztechi, nel primo periodo dell'apparizione. In 7 anni sono stati convertiti 8 milioni di aztechi. Perciò si parla di inizio della cristianità in America. E questi numeri rappresentano 10 volte in più i protestanti che invece lasciarono la fede vera della Chiesa nostra cattolica, l'unica vera. 10 volte in più. E questi numeri rappresentano la più grande conversione di tutti i tempi. Non abbiamo mai avuto una conversione così grande, così favolosa, enorme in numeri, ma anche in qualità, direi. Al tempo stesso vogliamo anche aprire una parentesi, anche al tempo stesso della riforma protestante, il nostro caro San Francesco di Paola, invece di creare divisione e di protestare, il nostro San Francesco di Paola andò in una grotta all'età di 14 anni per fare penitenza, e lo fece per 5 anni. Questo per aprire una parentesi, perché i problemi nella Chiesa ci sono, ci saranno, ci sono sempre stati, come nelle migliori famiglie. Però il problema non si risolve protestando e creando divisioni, come purtroppo hanno fatto i protestanti, iniziando da Lutero, Calvino, eccetera, eccetera, gli anglicani, eccetera, eccetera. Allora chiediamo l'intercessione potente della Madonna di Guadalupe, l'imperatrice delle Americhe. Come dicono gli esperti che continuano a studiare questa immagine miracolosa, si tratta di un codice divino proprio. Pensate che negli occhi della Madonna di Guadalupe, col microscopio, si vede il vescovo francescano insieme a San Diego in un occhio. Nell'altro occhio si vede una famiglia azteca. Sapete che gli aztechi a quel tempo purtroppo erano terribili. Perché? Perché seguivano l'idolatria, offrivano sacrifici umani ai falsi dei, come succedeva anche in altre popolazioni dell'Europa. Si adorava il sole, la luna. Per questo che la Madonna appare anche incinta, con la luna sotto i suoi piedi, e la luna rappresenta il serpente. Perché? Perché sia la luna che il serpente cambiano ogni anno.
serpente, ogni anno cambia la pelle, così la luna anche cambia, però questa volta è sotto i piedi di Maria, insieme a un personaggio anche che rappresenta il peggiore degli idoli che veniva adorato dai messicani. La donna vestita di sole, gli aztechi adoravano anche il sole perché erano pagani. La donna vestita di sole che schiaccia il serpente sotto i suoi piedi, che è rappresentata dalla luna. La parola Messico significa nel mezzo della luna. Quindi qui la Madonna dell'Apocalisse schiaccia, vince il male, come succederà anche alla fine dei tempi. Alla fine il cuore immacolato di Maria trionferà, anche se a volte sembra che perdiamo. E purtroppo devo citare l'Unione Europea, che ultimamente ha, come dire, provato, non so, ad abolire la parola Natale e anche i nomi cristiani come Maria. Siamo agli sgoccioli, siamo proprio in attesa del Gesù che dalle nuvole, vedete come dice qua, tiene in mano la pala per pulire la sua aia, per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Chi può abolire il nome Natale, la natività di Gesù, il Salvatore, la luce che viene a visitare le tenebre? Ma le tenebre rifiutano la luce, preferiscono le tenebre. E cos'è, passa questa, non so come la vogliamo chiamare, legge o proposta? Sarà veramente triste. Chiediamo la misericordia, la compassione, chiediamo che i cuori duri capiscano che senza Gesù non c'è salvezza. Se Gesù non viene a nascere in mezzo a noi, non ci sarà salvezza, ci sarà solo morte, sarà solo il fuoco inestinguibile. Poi sarà pianto e stridore di denti. Chiediamo la compassione di Dio tramite l'intercessione potente della Madonna e di San Giuseppe, finché ci convertiamo tutti. Però, come dico sempre, ci sono dei peccati che sono più gravi di altri. Chiediamo affinché possiamo celebrare insieme questa festa così bella, la festa più bella di tutte, il Natale, un bambino che viene a nascere. Dobbiamo abolire la festa di un bambino che viene a nascere. Mi sembra che veramente siamo ciechi, se non rispondiamo, ciechi, non possiamo stare zitti davanti a queste cose così papali. Papali, il cardinale Parolin mi pare che abbia già risposto, e noi, quale chiesa del Gesù bambino che nasce, che vuole nascere nei nostri cuori, dobbiamo rispondere. Non possiamo tacere davanti a queste, purtroppo, come le vogliamo chiamare, miserie, queste terribili affermazioni. Allora vogliamo veramente chiedere l'aiuto di Maria, di San Giuseppe, e buon Natale a tutti quando celebreremo insieme. Già da adesso possiamo dire, perché Gesù già è nato e rinascerà, perché è Lui che mantiene le redini, permette anche il male, ma Gesù è sempre onnipotente. Sia lodato Gesù e Maria. Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre onnipotente,
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Il Signore Gesù viene a salvarci e a portarci la sua pace nell'attesa della sua venuta. Chiediamo al Padre dei Cieli di colmare di speranza e di gioia i nostri cuori con la presenza del suo Santo Spirito. Preghiamo insieme, diciamo: venga il tuo regno di gioia, Signore. Venga il momento di gioia, Signore. Signore, per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, sostenuti dalla preghiera dell'intero popolo di Dio, siano solleciti nell'indicare la via della pace e della gioia. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, Signore. Per quanti sono alla ricerca del senso della vita, scoprano la bellezza del disegno di Dio e rispondano con animo generoso alla loro vocazione. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, Signore. Per coloro che soffrono nella miseria e nella solitudine, non siano abbandonati a se stessi, ma avvertano nella testimonianza d'amore dei fratelli la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, Signore. Per le nostre comunità, la venuta del Signore rinnovi i cuori e li disponga a un autentico rinnovamento spirituale, con opere di giustizia, di carità e di pace. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, oh Signore. Per noi tutti, lo Spirito Santo ci conceda la grazia di collaborare alla crescita del Regno e di camminare con cuore libero e ardente incontro al Signore che viene. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, Signore. O Dio, Padre dei poveri, guarda con bontà i nostri cuori, purificali con il tuo amore, perché esultino nello spirito per la venuta del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolar modo di Christian Ruggero e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E figli di Dio, scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli
ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Atto di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e raccogliere il frumento nel suo granaio. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alla festa di Natale ormai vicina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Buona domenica, pace e bene a tutti.